Avete mai sentito parlare di una cosa chiamata paralisi del sonno? In pratica, spiegato in parole povere, è come se ci svegliassimo, ma il nostro corpo continuasse a dormire. Quindi apriamo gli occhi, vediamo quello che succede, sentiamo tutto quanto, però non riusciamo a muovere il corpo. È come se dormissimo a occhi aperti. Oggi questa cosa è successa anche a me ed è stato bruttissimo. Stamattina mi ero messo a riposare nel letto perché mi sentivo ancora un po' stanco. Avevo messo la sveglia in modo tale che suonasse dopo un quarto d'ora e una volta che è suonata l'ho posticipata. Di solito quando mi prende la posticipo di continuo finché non mi sveglio una volta per tutte. Ho continuato a dormire nonostante mi fossi svegliato all'improvviso per spegnerla. Ha suonato la seconda volta, l'ho spenta di nuovo e mi sono spostato per mettermi un po' più comodo. Ecco, appena mi sono messo in questa nuova posizione mi sono sentito tutto intorpidito. Questo formicolio nella testa che diventava sempre più forte. Allora in quel momento ho aperto gli occhi, non spalancati così, li ho aperti un po' perché comunque stavo dormendo e non riuscivo a muovermi, neanche a muovere la bocca. Cioè, quindi ho pensato che stavo per avere un infarto perché non riuscivo a respirare dalla bocca. La bocca era chiusa e potevo respirare solo dal naso, solo che lì ero un po' impanicato in quel momento e quindi prima mi sono guardato un po' intorno e poi ho incominciato a respirare con il naso. Dopo qualche secondo ho ricominciato a muovermi, così proprio improvvisamente. Ho provato a dire qualcosa, ho provato a parlare e zero, neanche, cioè, la bocca non riuscivo proprio ad aprirla. Ho proprio cercato di muoverla, di gridare aiuto, qualcosa, zero. E mi ci è voluta la terza volta per alzarmi definitivamente e cercare di capire che cosa mi fosse successo. E non è che ci è voluto tanto per capirlo, perché lo sapevo già dentro di me che era la paralisi del sonno. Non so, non saprei neanche come descriverla. Non è che ho avuto paura, era più panico nel non riuscire a controllare il proprio corpo, perché era come se non comandassi più me stesso. Provare anche solo 10 secondi la sensazione di essere paralizzati, di non potersi muovere, è terribile. Spero veramente che non mi ricapiti, anzi d'ora in poi non posticiperò mai più la sveglia. La paralisi del sonno molto spesso è dovuta ad un ritmo irregolare del sonno, quindi di sicuro ha influito il fatto che stessi dormendo, poi mi svegliassi per posticipare, mi rimettessi a dormire. Quindi lo consiglio anche a voi che mi state guardando, non fatelo, cercate di mettervi una sveglia, di alzarvi in quel momento, perché se dovesse capitare al vostro corpo di svarionare potreste impanicarvi. È stato il miglior modo per incominciare la mia domenica ed è sicuramente qualcosa che mi ricorderò perché mi sono un po' cagato sotto. Terminato questo racconto inquietantissimo della mia esperienza, ringrazio le persone che si stanno iscrivendo. Ho notato che Instagram è il metodo perfetto per condividere i video che posto ogni giorno. Ci stiamo avvicinando ai 100 e mi ricordo la promessa che vi ho fatto, la ceretta. Non specificherò dove, ma ai 100 iscritti giuro che mi farò fare la ceretta. Se volete raccontare la vostra esperienza oppure quello che pensate sull'allontanarsi dagli amici dopo le superiori, sarebbe fighissimo se poteste scriverlo nei commenti e condividere con me la vostra esperienza. Detto questo, se non l'avete già fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video e di schiacciare la campanellina accanto alla mia foto profilo. In quel modo riceverete una notifica ogni volta che posterò un video e sarà anche molto più facile per me informarvi dell'uscita del video. Quindi buona domenica e buona giornata, ci vediamo al prossimo video.